Ci sarà sempre l'affetto per il piccolo Santiago a fare da collante tra loro, eppure Stefano De Martino e Jeremias Rodriguez hanno smesso di avere un rapporto. È stato proprio il fratello di Belen a raccontarlo nel corso di un'intervista rilasciata a Eleonora Daniele per la trasmissione TV Sabato Italiano. L'argentino ha premesso che non dimenticherà mai che il ballerino gli ha regalato Santiago, ma ha ammesso che i loro rapporti si sono raffreddati. Mi ha dato la cosa più bella che ho, ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui, ma non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c'entro niente. L'affetto per Santiago, invece, sarebbe rimasto immutato nel tempo. È la cosa più bella che ho nella vita. A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno. Quando è nato stavo abbastanza male, ma con lui la mia vita è cambiata. È sangue del mio sangue, non riesco a spiegarlo a parole, bisogna viverlo per capire. È tutto, è tutto. Jeremias non si sottrae nemmeno quando gli si chiede di commentare la storia con Sara Battisti, l'ex fidanzata con la quale era tornato insieme appena finito il Grande Fratello VIP. Con la modella sarebbe definitivamente finita. La storia, forse, è stata spazzata via dalle incomprensioni che li avevano separati già mesi prima che Jeremias approdasse tra i concorrenti del reality di Canale 5. Non ne voglio parlare perché ci sta male. Prima di entrare nella casa abbiamo trascorso una settimana insieme, poi ho fatto un po' di casino. Quando sono uscito abbiamo provato a risolvere i nostri problemi, ma è finita. Se da Stefano si sente distante, diverso è il rapporto con Andrea Iannone, attuale compagno della sorella Belen Rodriguez. La Sciovgirl ha conosciuto il motociclista proprio in virtù della sua amicizia con il fratello. Da qui la battuta di Jeremias. Mi trovo molto bene con Andrea Iannone, che tra l'altro è molto timido, come me. L'amicizia è nata da un aperitivo, poi accade sempre così. Diventano miei amici e poi arrivano le mie sorelle, mi è successo 4 volte. Ho le sorelle più belle al mondo. Infine, Jeremias torna sulla crisi vissuta anni prima di partecipare al Grande Fratello VIP. Aveva già svelato di aver affrontato un periodo difficile, segnato dall'obesità e da una cattiva gestione del rapporto con la sua famiglia. Sarebbe stato il padre Gustavo a soffrirne in maniera più evidente. Ci sono stati anni nei quali siamo stati separati. Non stavo bene e nessuno capiva cosa mi stava accadendo, né sapevamo come aiutarmi. Jeremias ne è uscito da solo, com'era giusto che fosse. Per un padre è brutto vedere un figlio soffrire, ma io non mi facevo aiutare e non capivo cosa mi stava accadendo. Ho deciso di non andare più a scuola, mi sono perso e mi sono rinchiuso a casa. Chi se ne frega?